Ed eccoci alla rubrica Le Pagelle, accanto a me c'è Carlo Miono, grazie Carlo di essere venuto, cronista e non giornalista come si è presentato nelle puntate precedenti. Aspettiamo da te dei voti piuttosto sferzanti, diciamo, sulle notizie della settimana. Cominciamo dalla polemica di Zaia contro il ministro Cécile Kyenge. Cécile è il ministro dell'integrazione, una polemica che poi è stata anche in parte fermata, è stata in parte spenta dallo stesso Zaia che ha detto non volevo attaccarla, no? Io ho l'impressione che sia stata una polemica montata soprattutto su delle incomprensioni, anche perché, va bene, la base del dibattito che era nata dopo le affermazioni del solito Borghezio. Allora io dico, pur non pensandola come un leghista, Beh, magari raccontiamo magari anche l'antefatto, cioè sì, va tutto. bene, Borghezio aveva usato dei termini irripetibili, secondo me, nei confronti del ministro di colore, o meglio, come lei ama adesso definirsi, nera, Non di con colore. termini molto razzisti che comunque dico sono caratteristici di Borghezio, che non perde l'occasione per ribadire questa sua posizione. Allora dico questo, io non sono leghista, la mia cultura non è nata, diciamo, non si avvicina a quella leghista, però dico con altrettanta franchezza, la Lega di Zaia, la Lega Veneta non è quella Lega di Borghezio, non ha quell'ideologia lì. E da un pezzo ha anche abbandonato le battute, chiamiamole battute, dello sceriffo di Treviso, dell'ex sindaco Gentilini, Cioè, no? non ha la violenza, diciamo, che è Ma contenuta sì, ma la in quelle violenza, parole. allora, al di là della violenza, perché a volte diciamo, tutti dicono, ah, ma noi non siamo violenti e non abbiamo mai messo le mani addosso a nessuno. Io ribadisco il concetto, anche con le parole si può fare violenza e a volte le parole violente, usate violente, sono molto pericolose perché possono entrare nella testa dei matti, chiamiamoli così, che poi fanno quello che fanno. E abbiamo visto cosa è successo a Roma non più tardi di, una, due, di 10 giorni fa. Allora io dico questo, secondo me quell'incidente è soprattutto dovuto a un'incomprensione. Sul fatto che poi dopo sia stata letta come una provocazione l'invito del presidente Zaia al neoministro ad venire ad accogliere, ad incontrare la persona violentata a A Vicenza, da Vicenza, io un'extracomunitaria. non lo so se lui era, diciamo, voleva provocare. È persona intelligente Zaia, per cui anche a volte le provocazioni capisce in che maniera farle o meno e non lo so, non bisognerebbe entrare. Lui ha detto che non era una provocazione. Su queste cose mi sento dire in una maniera altrettanto franca questo. Allora, chi sbaglia deve pagare, che sia di colore, che sia straniero, che sia italiano, che non sia italiano. Di sicuro una nuova legge sull'immigrazione ci vuole, diciamo, bisogna resettare tutto quello che è successo fino adesso, perché anche questa legge non risolve i problemi, perché non li ha risolti? E vediamo, cioè anche i CIE e tutte queste cose non hanno ancora portato a una soluzione del problema sui clandestini, diciamo, ma non sui clandestini che può essere una povera crista che perde il lavoro, prima era, diciamo, regolare in Italia, perde il lavoro e diventa clandestina, oppure l'operaio che lavorava alla Fincantieri con un contratto magari a 800 euro al mese e costretto a firmarne per 1600, poi perde il lavoro, diventa clandestino. Ecco, queste storture qua devono essere risolte in qualche maniera. In una maniera, però devono essere risolte. Io dico questo. All'intera classe politica do un non classificato su questo, perché da tanti anni se ne parla e da tanti anni non si risolve. Non certo si risolve buttando dentro le persone nei CIE e lasciandole lì, perché poi alla fine cosa fanno? Vengono liberate, vengono lasciate libere, perché tanto, guardate, una volta c'erano i voli in cui venivano prese queste persone e portate nei loro paesi di origine. Adesso non ci sono più, perché non ci sono più soldi. Allora, è inutile nascondersi dietro che ci vuole una legge dura così quando poi non viene applicata. Non perché dico che quella è una buona legge, dico soltanto che a volte si usano i termini per dire ah, c'è questo, con questo si risolve e non si risolve niente. Allora, secondo me ci vuole una legge più nuova, più attenta alle vere esigenze degli immigrati onesti, che magari si trovano ad essere clandestini, così con questo termine che è anche abbastanza brutto.
Perché hanno perso il lavoro, perché non sono stati messi in regola e questo. Ecco, per cui io dico a questi nuovi politici che sono arrivati a Roma, pensate a una legge, perché comunque la situazione a breve diventerà nuovamente esplosiva come qualche anno fa, quando scoppiarono le liti e le rivolte nei CIE, quando adesso vediamo hanno ripreso arrivare gli sbarchi, per cui il problema si ripone a breve nuovamente. Per questo io dico politici non classificati. Va bene, senti, parliamo di IMU, perché sono molte le sfide a cui viene chiamato in questo momento il governo Letta, non solo questa legge sull'immigrazione che evidentemente ci vuole, ma c'è soprattutto la questione dell'IMU e ci sono varie sfaccettature. In questo momento tutti dicono non vogliamo l'IMU, però i comuni sono in ginocchio, dicono noi vogliamo qualcosa in cambio e Letta ha detto noi daremo qualcosa in cambio, quindi ci si chiede da dove verranno fuori poi, no, questi soldi? Ed è la questione di fondo, no? Che tutti hanno sussurrato al momento dell'insediamento del governo Letta a destra o a sinistra, o meglio quelli che partecipano al governo, ma che ancora io, almeno io, dopo non so, gli altri hanno capito da dove verranno fuori i soldi che non saranno garantiti dalle nuove tasse o dalle tasse messe dal governo Monti e via dicendo. Allora, su questo bisogna essere franchi, il governo Letta merita un 5, perché non ci ha ancora spiegato e non ha ancora spiegato come farà a, diciamo, a sostituire quei soldi che erano previsti dalle tasse, no? Perché è facile dire non voglio far pagare l'IMU o la facciamo pagare a metà o non la facciamo, tanto ci sono i fondi da qualche parte, ma da qualche parte cosa vuol dire? Non vuol dire niente, no? Tanto si fa un'economia di qua e di là, ma non vuol dire niente, perché su questo il governo, appoggiato dalle forze che conosciamo, ha fatto un bel elenco di cose molto intelligenti, molto interessanti, però ci vuole quello che in Italia si chiama copertura finanziaria per ogni legge, no? E per il momento senti, no, non c'è. Senti, ridurre i premi di produzione, per esempio, di dirigenti pubblici che non fanno il loro mestiere, e voglio dire, gli uffici pubblici non funzionano, lo sappiamo tutti, quindi voglio dire, beh, i premi di produzione... Sì, vabbè, è un discorso molto populista, no? Beh, sì, cioè, no, è facile quando, dire quando che si generalizza, piove chiama... governo ladro, è colpa del governo. Io dico che piuttosto, sì, chi non fa il suo lavoro non deve essere premiato. Vabbè, è una bella frase, no? Siamo tutti d'accordo, vorrei vedere. Quello che dico è questo, perché i dipendenti non fanno il proprio lavoro? Per due motivi, secondo me, perché noi siamo un paese che ha mille leggi che si concatenano tra di loro, che una smentisce l'altra, così c'è una burocrazia faraginosa, a dir poco, che rende impossibile e rende al cittadino la vita impossibile. Prima cosa, quindi mettiamo le mani là dentro. Seconda cosa, allora sì, possiamo dire tu dipendente pubblico fai o non fai il tuo lavoro, perché sparare sul mucchio non serve a niente. Quindi insomma un altro non classificato. No, è un non classificato perché è un vizio del paese, no? Cioè è una cosa che il paese si trascina da una vita, no? È un paese molto complicato da questo punto di vista della burocrazia, dove ci sono per assurdo più enti che gestiscono lo stesso problema, no? Basti pensare alla Laguna Nostra, cioè il comune, la provincia, e mi riferisco a quando uno deve chiedere un permesso per fare il tassista, diciamo, tra costa interna, costa esterna, dove può attraccare, dove non può attraccare, via dicendo. Ecco, ci sono mille enti che possono dire a loro su quell'argomento, ma nessuno poi alla fine dice sì o no, per cui la gente si arrangia e poi ci sono queste situazioni di grigio tra la legalità e l'illegalità. Ecco, mettiamo intanto le mani su questo. Ecco, senti, ma allora... E dopo, attenzione, però non pensiamo che soltanto risparmiando 4 soldi sul discorso della gestione della macchina risolviamo i problemi dell'Italia, dei debiti dell'Italia, perché sono stati sprecati i soldi che... Voglio dire, non bastano quelli per pensare a risolvere il debito pubblico italiano. Ecco, senti, ma allora i dipendenti del Senato che sono stati pizzicati dalle telecamere delle Iene mentre non si recavano al lavoro, e quelli allora, non ce la prendiamo con loro, è colpa delle leggi. No, attenzione. Chi sbaglia, secondo me, deve pagare in qualche maniera, per carità. Io non dico licenziarlo la prima volta,
però quantomeno sospendono lo stipendio, sì, anche perché da quello che so gli stipendi di questi signori non sono un po' da poco, insomma, sono belli stipendi, sono belli, no? Alti, no? Ecco, e Grasso ha ringraziato le Iene per ecco, questo, no? E su questo io vorrei essere polemico con il dottor Grasso, che è stato un grandissimo, ed è, per carità, ma non lo fa più e ha promesso che non lo rifà più, magistrato. Io dico, ma perché le istituzioni italiane devono aver bisogno delle Iene per scoprire se uno fa il proprio dovere o no? Allora, ci possono essere due casi, no? Che nessuno controlla i dipendenti del Senato, cosa vanno, dove vanno, cosa non fanno e via dicendo, oppure sono talmente tanti che è difficile controllarli. Allora io dico, all'istituzione italiana do un altro 5, a Grasso, che ha avuto il coraggio di ringraziare le Iene, diamo la sufficienza, però lo invitiamo a organizzare la struttura dove, diciamo, si è insediato. I tornelli magari, no? No, ma organizzare in modo tale che sia lo stesso Senato, la stessa direzione del Senato a controllare questi, non che deva affidarsi alle Iene, perché comunque le Iene fanno un altro tipo di lavoro. Senti, torniamo in casa veneta, i lucchetti dell'amore, ce ne sono tanti, troppi, stanno deturpando in qualche modo i ponti di Venezia e l'assessore Maggioni ha detto che li toglierà tutti, ha annunciato ecco, allora, questa cosa. Sulla volontà di Maggioni diamo un 7, no? Perché fanno ridere se non fanno schifo questi lucchetti. Cioè è una moda stupida, no? Che è presa da un film, ma io dico una delle mode più cretine, no? Perché voglio dire, il lucchetto dell'amore, insomma, per carità, voglio dire, ma siamo a Venezia, non è che puoi attaccare i lucchetti come sul ponte dell'Accademia, uno dei più bei ponti, con la salute dietro e ti vedi questa schiera di lucchetti, fanno schifo, punto, fanno schifo, è una moda stupida, che tra le altre cose cosa ha generato, no? Un altro sistema di abusivismo, no? Perché vicino al ponte dell'Accademia, come hanno dimostrato le operazioni della polizia locale, municipale, ci sono i venditori abusivi che vendono i lucchetti, no? 5 euro piccolo, 10 euro il grande, e ti fanno anche pure la dedica con pennarello indelebile. Ecco, sono quelle mode che secondo me dimostrano una pochezza culturale di molti ragazzi, insomma, se si vuole dichiarare l'amore a una donna, insomma, o viceversa, insomma, attaccare un lucchetto mi fa ridere, no? Magari forse si potrebbe cercare di trovare un monumento meno importante. No, non si attaccano i lucchetti ai monumenti, non si attacca niente, per me, dopo carità. No, magari una struttura così. No, scrivete una bella lettera d'amore, no? Non si scrive più, adesso si mandano gli SMS sempre più corti, le faccine, i cuoricini, perché ormai c'è tutto, immagino che su un'app della Apple troverai anche un lucchetto già fatto, per cui mandatevi quelli, ma soprattutto scrivete qualche bella lettera d'amore. Ecco, beh, insomma è un po' controcorrente questa proposta, comunque potrebbe essere un'idea. Senti, altra notizia, le polemiche sul maltempo, sulle previsioni del tempo a Jesolo, anche questo fine settimana le previsioni non erano azzeccate, sabato c'è stata una bellissima giornata di sole, domenica non è piovuto, però c'era nuvoloso con qualche brezza, qualche breccia di sole c'era, e almeno lungo il mare. Quindi un leghista, il solito Giorgio Pomiato, che sta appunto facendo questa battaglia contro le previsioni meteo che stanno scoraggiando i turisti sul litorale, ha proposto cambiamo espressione, invece che dire nuvoloso diciamo sole tiepido. Allora, do un 5 a questa storia, perché, allora, prima cosa, è il discorso che diciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma soprattutto, cosa vuol dire sole tiepido o sole un poco nuvoloso così? Io credo che i turisti vanno o non vanno sui posti, se hanno o non hanno i soldi, punto. Detto questo, è una vecchia storia sulle previsioni del Veneto che viene, diciamo, vengono rovinati gli interessi degli albergatori, viene danneggiato l'immagine turistica. Le previsioni sono quelle in base a ciò che riescono a fare in questo momento i previsori, che si chiamano appunto previsori a Teolo, ma anche in qualsiasi altra parte, parlo di Teolo come ARPAV del Veneto. Perché? Perché i cambiamenti climatici ci sono,
condizionano moltissimo le previsioni. Quello che prima avveniva, che si poteva garantire per le 48 ore, adesso è difficile si garantisca per le 24 ore. Allora io dico, dire ai turisti il sole è tiepido o è nuvoloso cambia poco. La gente va o non va in base ai soldi che ha in tasca, io credo soprattutto. Dire facciamo finta il gioco delle tre carte e cambiamo la definizione, secondo me è una mezza truffa, no? Per cui non trovo, è una vecchia polemica, però, assurdo quel giorno che, cioè, nelle situazioni in cui sbagliavano nelle cartine anche a livello regionale, entrando nei vari siti anche regionali, le denominazioni, le collocazioni, perché io mi ricorderò sempre Cortina quando promuove la sua candidatura ai mondiali, per i mondiali dello sci alpinismo, che ha messo in centro a Cortina una bellissima foto di montagne, peccato che fossero le Dolomiti di Brenta, cioè di Campiglio. Lì i cortinesi si erano arrabbiati. Però. Sì, no, ma dico che a volte gli errori sono più questi che sì. Alla fine se uno sbaglia o meno le previsioni, quando vediamo, le sbagliano tutti. Perché? Perché i condizionamenti climatici di questo... di questa era che noi stiamo vivendo, sono... Vabbè, però sole tiepido attira di più che nuvoloso, no? È un fatto psicologico. Il sole tiepido è nuvoloso, ma allora ci sono o non ci sono le nuvole? Ci sono le nuvole e il sole c'è dietro le nuvole che meno riscalda meno, però è sempre nuvole ci sono. Alla fine. E quindi 5 per la truffa? No, non è una truffa, per carità, non voglio dare del truffatore, anzi tutt'altro, mi è simpatico anche perché non è la prima volta che solleva la questione. Però voglio dire, alla fine si dimostrerebbe una mezza truffa, no? Cioè, è come quando si compra una maglietta o l'olio, no? Vi ricordate, prendiamo l'olio di oliva, quando mettono una bandierina italiana, e dice, è olio di oliva italiano. No, se si va a guardare sotto, olio. Si vede che olive prese da Spagna, Grecia, olio e che poi però vengono lavorati in Italia. Allora, non è più olio italiano, no? Bene, grazie Carlo, anche questa volta ci hai fatto divertire, oltre che averci detto delle cose molto, molto interessanti. Ci rivediamo, credo, fra 2 settimane, perché oggi doveva venire Renzo Mazzaro, ma non poteva, quindi vi scambierete. Grazie ancora. Grazie a voi.